Siamo nell'atrio dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si apre la nostra campagna di raccolta fondi delle uova di Pasqua per il 2019. Noi di AEL Venezia festeggiamo anche il 25esimo anniversario della costituzione della nostra associazione provinciale. Questo momento di raccolta è molto importante, il vostro contributo è determinante per riuscire a coprire tutte le esigenze delle nostre attività che vanno a sostegno degli ospedali. Sì, assolutamente, Presidente, un clima molto positivo direi, e soprattutto per quanto riguarda l'ematologia a Venezia, che con appunto l'Angelo, attraverso il primario Bassan e i suoi collaboratori, comincia a sviluppare quel percorso di trapianto che aspettavamo da tanto tempo e che sta appunto avendo attuazione. Dal mese appunto di agosto siamo partiti a fare anche trapianti da donatore da registro. Perché è importante fare trapianti da donatore da registro, cioè da volontario, da questi volontari che donano liberamente le loro cellule staminali e quindi danno la vita ai pazienti ammalati di leucemia? Perché il trapianto è l'unica possibilità di guarigione per molte malattie ematologiche. La grande forza, io credo, del volontariato, del terzo settore, dell'associazionismo, che sono sempre presenti all'interno dei nostri ospedali, non solo nelle piazze, per raccolta fondi, ma soprattutto per aiutare ricerca, persone in difficoltà e anche per sensibilizzare su tematiche che sono importanti e sono essenziali, insomma, per la nostra vita. La sezione AEL Venezia è determinante perché questo ospedale è punto di riferimento provinciale anche per gli ospedali di Chioggia, di Mirano, di Dolo, dove ci sono attività di ematologia. Il nostro impegno continua perché ogni anno il progresso nelle terapie e l'aumento delle aspettative di vita e di qualità della vita dei pazienti è molto tangibile. Con il vostro aiuto determinante l'AEL riesce a sostenere l'ematologia italiana, che è una delle prime del mondo, a curare i nostri pazienti anche vicino a casa, cioè nel nostro ambito provinciale di Venezia in particolare. Quindi continuate a sostenerci. 200 postazioni in tutta la provincia di Venezia, oltre 400 volontari. Ci troverete assieme a queste ottime uova di Pasqua, al latte fondente, nei prossimi giorni, il prossimo fine settimana. E quindi venite a trovarci e dateci il vostro importantissimo sostegno e contributo.